È lungo 132,5 metri, può accogliere 171 uomini di equipaggio e fornire acqua ed energia elettrica a terra. È il pattugliatore polivalente d'altura Paolo Taon di Revel, varato questa mattina nello stabilimento Fincantieri del Muggiano. Alla presenza del ministro della difesa Elisabetta Trenta, oltre che del capo di stato maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli, mentre per Fincantieri c'erano il presidente e l'amministratore delegato. La madrina della nave è stata Irene Imperiali, nipote dell'ammiraglio Paolo Taon di Revel, di cui porta il nome l'imbarcazione. Il pattugliatore, il primo di 7 unità, sarà consegnato nel 2021 e rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare, deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio del 2015. Il pattugliatore polivalente d'altura è capace di assolvere a molteplici compiti, che vanno dal pattugliamento con soccorso in mare alle operazioni di protezione civile, nonché nella sua versione più equipaggiata a nave combattente di prima linea. Sono infatti previste differenti configurazioni di sistema di combattimento. Inoltre l'unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci sino a una lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali e una rampa di allaggio situata all'estrema poppa. Quello varato oggi è dal punto di vista dell'armamento e dell'equipaggiamento un light con tecnologia Leonardo.